Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Come sempre su Vintage Story. Dobbiamo capire quali sono le nostre priorità e problematiche. Oh, questo ci tagli i piedi ogni volta di qua. Questo sono andato sulla wiki, ho letto e ci vogliono 18 ore. E come è scritto sui commenti ci vogliono 18 ore. E quindi dato che sono le 20:03 andiamo a dormire, dovrebbero essere già passate 18 ore perché due giorni abbiamo messo a farlo fangere. Quindi andiamo a vedere se finisce, se non finisce, signori, c'è qualcosa che non va. 18 ore in game, naturalmente, non fuori dal gioco. Vediamo se prende, tipo questo. Oh, l'ha preso finalmente. Ecco. Raccogli questo. Rao, mangia. Perfetto. Dovremmo fare anche una porta più decente. No, ancora fuma. Ok, lasciamolo stare. Abbiamo dormito. Vediamo un attimo se riusciamo. Però... Non credo. Non credo che si possa fare. Possiamo far passare questa giornata, però intanto annaffiamo un po', gli diamo il 100-100. Ok, andiamo a riempire, eccola qua, allora, no, ho sbagliato, ecco qua, riempita, e la mettiamo qua, questo ci siamo, possiamo buttare le basi per la nostra fondamentale, anche se onestamente non è malvagia. La situazione qua, non lo so se continuare a tenermi questa come capanna a casa oppure non lo so, ci sto pensando. Quello che volevo fare io era una cosa, intanto vedere qua sotto cosa c'è. Niente. Non c'è niente. Che di solito si trova il letto, che è buonissimo. Ok, allora, dato che non c'è niente, possiamo sistemare qua. Ecco i lupi. Andiamo a ammazzare un po' di lupi, vediamo. Allora, 1 e 2. Possiamo la legna pure. La legna la posiamo qua. Ah, la legna è qua. Dov'è che poso la legna io? Qua. Questo è pieno però. Aha. Questo è pieno pure questo. Mettiamola qua. Oppure c'è il setaccio. Ne ho 45 di pietra di ossa. Buono. Ok, andiamo a vedere se possiamo uccidere sti lupi. No, aspetta però. Per uccidere i lupi abbiamo bisogno di prenderci un po' di terra. Allora. Dove sono sti lupi? Andiamo un po' a caccia. Ci sono le pecore. Dovremmo recintare anche quelle pecore lì. Aspetta. Quanto steccato c'ho io? Non è qua. Qua. Staccionate ne ho 4. Come si fanno le staccionate? Si fa con l'ascia 2-1. Ok. Questo qua cos'è? Di pino? Di betulla.
Betulla, ce l'abbiamo la betulla. La betulla, ce l'abbiamo. Allora, questo va qua. Questo va qua. Un betulla. Uno, due, tre, quattro. 44 ci bastano? Andiamo, facciamo 52. Viva l'avarizia! Ok. Ora quelli la scapperanno. Esatto. Lei invece no. Perfetto. Lasciamola mangiare. Ora, se noi la chiudiamo così, i piccoli ci vanno? Vediamo, eh. Vediamo se i piccoli tornano dalla mamma. Stavo per cadere. Il mare. Questo maturerà tra circa un giorno. Ok, sono tornati. Perfetto. Così li abbiamo chiusi. Perfetto. Abbiamo anche i piccoli. Ora. Vediamo se riusciamo a trovare sti lupi. Dove sono? L'ho sentiti, ma non li vedo. Vabbè. Niente, andiamo a minare. Andiamo a raccogliere minerali preziosi. Allora, questo lo mettiamo qua. Ci prendiamo il piccone che è qua. E andiamo alla ricerca. Allora, vediamo un attimo. Rame. Rame attivo. Ce l'abbiamo proprio qua. Selce. Ah, perché già l'ho raccolto forse. Vediamo se siamo giusti. Sì, siamo proprio giusti giusti. Ok, proviamo a vedere se qua sotto c'è il rame. Ok. Quanto ci farà scendere? Spero non tanto, perché siamo sicuri che c'è? Andiamo di qua. Io non ho trovato niente.
Allora, qua non trovo niente. Sì, dato che ce n'è tanto di rame, ne abbiamo tanti. Spot, non stiamo a perdere tempo. Così consumiamo anche la terra. Andiamo a chiudere. Andiamo qui. Questo qui elimina. Questo qua sotto. Dov'è? Qua. Vediamo se questi siamo più fortunati. Eccolo lì. Vedi che qua l'abbiamo trovato subito. Già. Iniziamo a picconare. Vai, bella questa vena gigante, mi piace. Grande! È bella grande questa qua, eh? Frattempo fuori c'è la bufera. Aspetta perché lì non l'abbiamo preso. Oh là là. Andiamo anche qua. Facciamo spazio. Uno e due. Perfetto, una bella scorpacciata di rame. Qua andiamo a chiudere, che non ci interessa più. Facciamo così, allora ci facciamo. Non mi piace lasciare il buco lì, quindi ci facciamo
una pala. Una pala. Dov'è? Qua. E ci raccogliamo un po' di di terra. Uno. C'è un po' di pulizia prima, ci raccogliamo un po' di erba secca che male non fa. E poi con la pala, che è anche più veloce così. Ok. Allora, questo va... No, sbagliato. Ok. Dov'è il bucolico? Qua. Ok. Cosa abbiamo raccolto? Vediamo un po'. Scarsa. Scarsa. Poca roba. Allora, questo qua. No. Ho sbagliato. Allora, questo qua lo mettiamo qua. Qui ci mettiamo questa. E... il pellame lo togliamo. Il pellame lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Le pietre. Uno e due. Queste qua. Poi vediamo cosa fare con l'andesite. Andiamo ancora a prendere un po' di... aspetta un attimo però. Questo qui. Elimina. Allora, vediamo un attimo. C'è questo, questa argilla blu. Pezzi di rame nativo. Perché... premuto la N. Cosa fa la N? Boh. Allora, fammi vedere un attimo. Questo cos'è? Stagno. Andiamo a prendere lo stagno. Possiamo prendere col piccone lo stagno? Pezzi di stagno. Chissà che profondità sarà lo stagno. No, era proprio qua. Perfetto. Vediamo se lo possiamo prendere. Richiede le tessi rame rame. Ok, lo possiamo prendere. Sembra poco però, eh. Andiamo a campione. Eccolo lì. Andiamo a campione di nuovo. No. No. Ok, e abbiamo finito. Allora, mo qua dovremmo uscire. Ah, abbiamo 10, ce la facciamo?
3, 4. Ok, chiudiamo questa parte qua con questa. Questa è a bassa fertilità. Vorrebbe la terra nera. Sì, è bassa. Ecco. Morendo di fame. Non me ne sono accorto. Ok, adesso andiamo a mangiare. Sì, lo so, aspetta un attimo. Andiamo a mangiare. Ah, prima però fammi togliere questo. Elimina. E abbiamo raccolto... cassiterite è scarsa. Mannaggia. Se magari mi fai entrare. Uno, due... Ok, questo. Basta. L'ha finito? No. No, non ha finito. Poi, di qua, ancora il piccone ce l'abbiamo abbastanza buono. Andiamo a prendere questo qua, cos'è? Rame nativo. Dov'è qua? Uno, due e tre. Eccolo qua. Quindi facciamo così. Eh già, si estende di qua. Ok, andiamo, scaviamo. Che sembra più piccolo questo qua. Come giacimento. Vediamo un po'. E mi sa che è finito. Già. Media. Era poca questa qua. Questa qua era molto poca. Però va bene. Non ci lamentiamo. Naturalmente per la storia che ho di lasciare i buchi aperti, andiamo a chiudere. Abbiamo anche questa, buttiamola qua e qua facciamo così. Ok, poi M, questo elimina. Io non ho capito se ste zucche hanno bisogno di uno spazio oppure no. Ma facciamo così. Senza saperne leggere né scrivere, facciamogli uno spazio. Uno, due. Ci bastano due? Uno e due. E ne facciamo anche là? Che ne dici? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei... Un po' alla Minecraft. Non lo so se la zucca ha bisogno di
uno spazio per mettere la zucca oppure no. Non è la più pallida idea. Stai in crescita. Perché questa è pianta da zucca matura. Questa. Grado di crescita 7-8. Quindi ancora non è pronta. Non lo so, non funziona, non so come funzionano le zucche. Tempesta in arrivo fra 6 ore. Aia. Aia. Allora. Allora. Facciamo così. Ci andiamo a mettere tutti i minerali. Ci andiamo a mettere anche queste pietre. C'è la tempesta adesso. Prepariamoci un po' di questi. Lancia. Ah, c'ho questa da mettere. Queste le posiamo. Una, due, tre, quattro. Uno. E ci facciamo un bel coltello. Quindi hanno cambiato, adesso ne dà uno, non più due. Chissà perché ne dava due prima. Allora, andiamo a prenderci un po' di tifa. Che dovrebbe essere qui, bordo acqua. La vedo là sotto. Raccogliamo tifa e ci facciamo delle bende. Allora. No? Così? Così. Ok. Altra tifa, altra acqua. E quella ancora fuma, eh? Secondo me si è buggato. Ho questa impressione di bug. Là là. Poi questo qua lo mettiamo qua. Ok, questa se la volevo mettere qua io volendo. Non la posso mettere. Qua non gli piace. Qua sì, ma là no. Vabbè, mettiamola qua. E aspettiamo questa tempesta. Tanto andiamo a dormire. E in teoria non dovrebbe farmi passare la notte. Ah, è imminente. Ok. Però è leggera. Poi ci chiudiamo.
Poi ci tireranno i sassi, te lo dico io. Ah, no, è leggera, quindi non ci sono gli ingranaggi giganti. Ok, buono. Nel frattempo cuciniamo qualcosa. Allora, non so, ma questa zuppa qua non lo so. È come se mi avesse buttato pesante. Allora facciamo così. 1, 2. 1 e 2. Ma sì, cuciniamo una cosa veloce, veloce. 1 e 2. Sperando che non mi spawnano i rifter proprio attaccati. Che se non prende fuoco? Oh là là. Però non ce la fa secondo me con uno solo. Per adesso non c'è nessuno. Guardalo, guardalo, eccolo lì. Via. Apriamo solo qua sotto. Aha, guardalo. Niente, non gli faccio niente. Niente. Chiudiamo. Mi lanciano le pietre. Non va bene, non va bene, non va bene. Da qua? Vediamo. Niente, non, nonostante abbia l'ascia che sia più lunga. Non, lui mi prende, io non prendo lui. Mi sta per uccidere. Mi ha ucciso praticamente. Ma che è? Niente, faccio schifo. Forse sarà la finestra, boh. Questo è stato cucinato. Ok, lo mettiamo qua. Posso dormire? No, perché c'è una tempesta. Se andassi a dormire ora non potrei più svegliarmi. Il crogiolo lo mettiamo qua. Questa la prendiamo. E la mettiamo là. Così. Oh là là. Quella la prendiamo. La mettiamo così. Questa la prendiamo. E la mettiamo qua. Sistemiamo un po', va. Qua cosa c'è? Pietra e legna. Questa è pietra e legna. Pietra e legna la mettiamo qua. Questo lo mettiamo dritto. Questo lo mettiamo dritto. Ok. Ah, un po' di spazio. Questa la prendiamo, la mettiamo dritta anche lei. E qui fuori vediamo cosa c'è. Niente, niente, non c'è niente. Sta finendo, dici? Aia! Fare così. No, no, questi tirano i sassi. Cinque giorni. Lo metto qua a 9 giorni. Quattro giorni, otto.
4 giorni e 4. La metto qua. Quello è morto. Anche quello è morto. E sono ammazzati fra di loro? Ma è finito. È finito. Ma c'è ancora un drifter qua. Vabbè, andiamo a dormire. Ho poca vita. Ecco. Ci mancavano solo i lupi. Basta. Oh. Quanto sta dormendo? Ok. Dov'è l'urna? Qua. Una bella mangiata. Oh, c'è ancora quello schifoso lì. Se non si riesce a andare via. Ma è possibile che c'ho sempre cose nel mio giardino? Cioè... Ecco. Almeno se n'è andato. Dubito, è ancora qua. E c'ho zero di vita io. Ah, posso ammazzarlo da qua però? No, no, non ci faccio niente. Ma no! Sono spuntato a 1000 chilometri adesso, sempre più lontano. No, no, vicino, vicino. Faccio veramente schifo. Ho bisogno di uno scudo, di cose. Dov'è che sono morto? Qua. Ok. Almeno abbiamo recuperato le nostre tranfusaglie. No, signori, ancora così. Veramente, fatemi sapere. Cioè, sono passati 27 giorni. Cioè, io non so più che fare. Quasi quasi abbandono questa partita e ne rifaccio una nuova. Secondo me si è buggato. Veramente, perché è impossibile. È impossibile. Ci sono passati troppi giorni. Senza carbone purtroppo non posso andare avanti e non lo so. Fatemi sapere se abbandonare, ricominciare una nuova partita oppure provare a fixare in qualche modo o rifarne un'altra da qualche altra parte. Bene. Io direi che con questo è tutto, spero che vi siate divertiti, lasciate un like, un commento e se vi va iscrivetevi per supportare il canale, come sempre siete mitici, alla prossima, bye bye!